Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi continuiamo la serie dedicata alle Pringles categoria hot, terzo tubo Pringles hot, Smoky BBQ's Ribs Flavor, queste di qua. Come acquario di 2 giorni fa, anche queste sono di livello 2 di piccantezza. Già vi informo anche che le prossime Pringles le porterò fra un paio di giorni, che si faranno nuovamente pausa perché sapete che sono sempre cose piccanti e ne ho tante cose piccanti da portarvi. E niente, quindi adesso cambio in quanto andiamo a dettaglio questo tubo di Pringles. Rieccomi qui con le Pringles Hot Smoking BBQ Ribs Flavor, quindi barbecue e ribs. E vediamo sempre stampato il classico peperoncino, la patatina col fuoco qua e fiamme e il barbecue praticamente. Qua abbiamo diciamo il livello calorico per 30 grammi. Qua abbiamo sempre il classico logo della Pringles con il fumo che esce dai lati. Stavolta abbiamo il logo che è lo sfondo quello che è di fuoco che è intorno, rosa rosa invece. Girando sulla sinistra praticamente abbiamo gli ingredienti. Vediamo se trovo la carta scrizia logicamente italiana. Dov'è? Dove l'hanno scritta? Snack salata al gusto di costine di carne, penso. Costine barbecue, che... Snack salata a gusto di costine barbecue, vabbè. Vediamo gli ingredienti, vabbè, classicini, vediamo quale parte diciamo piccanti mi interessa. Di costine, barbecue, zucchero e così via. Latte, aromi, sale, cipolla, aglio. Contenere soia, non ha nulla di piccante. Scusate, ho letto male io. Ah, pepe di cayenne. Sì, pepe non c'è piccante. Allora sono cieco io. Quindi, paprika non c'è? O non ho letto di nulla? È paprika. Ok, le stesse cose diciamo che delle altre, non cambia nulla. Non mette più a fuoco. Sopra abbiamo che sempre la classica carta col codice QR. Perché poi se scannerizzarlo lo lascio libero. Poi abbiamo visto qua gli ingredienti, poi infine qua abbiamo il valore nutrizionale del tubo di Pringles, tubo da 160 grammi, dovrebbe essere scritto da qualche parte, eccolo qua, come gli altri due tubi chiaramente. Questo di qua è il terzo tubo italiano uscito da poco, perché sì, questo di qua insieme agli altri due tubi che già ho portato e insieme all'ultimo che porterò poi fra un paio di giorni, sono Pringles uscite nuove qua in Italia. Dopodiché poi abbiamo la scadenza, non immagino che sia scaduta perché logicamente l'ho presa da poco. Scadenza ad aprile 2025. Va bene, ok, adesso chiaramente vado ad aprire, farò la prova fattiva e vediamo un poco se si sente il barbecue o meno. Ok, se sentessi il barbecue, mi ricordo, anzi, lo do un po' la cipolla anche. Non so, forse si sente più cipolla che il barbecue. Questa è la patatina. E non è chiaramente fedele alla confezione come chiaramente le altre. E niente, adesso cambio inquadratura. Che cosa è successo? Ah, non era andata bene, ma che cazzo, non era mai successa questa cosa, ma che cazzo. Queste di qua le butto, queste che si sono rotte, ma veramente. Ok, non era mai successo che cioè, ho posato la patatina, non si è messa dentro bene e si è rotta tutta, boh, veramente. Non era mai successa questa cosa, veramente. Come sempre farò prova a leccare. Ne prenderò un'altra a questo punto, visto che si è rotta prima. Farò la prova come sempre di leccare. Poi un pezzettino e poi tutta intera. Comunque si sente anche il barbecue, devo dire, dall'odore ora. Come sempre c'è qualche spezia. Questa polverina spezia che ci sia. Si sente chiaramente che è piccante, molto piccante. Devo dire che si sente abbastanza anche abbastanza il barbecue.
Ultime due. Essere decisivo con i voti non è molto facile. E per questo che comunque a volte ne mangio molte di più rispetto al numero che comunque comunico. Forse in casi rari è successo che ne mangiate anche di meno di 8. Però come ho detto, devo valutare chiaramente il voto giusto per queste, cioè per ogni patatina, bevanda, quale che sia. Per bevanda purtroppo finisce poi, quindi devo per forza decidere subito. Per patatine diciamo che ho più tempo per valutare, visto che i parchi sono abbastanza grandi. Conclusioni. Beh, i voti saranno abbastanza buoni, tutto, come sempre saranno positivi, chiaramente non c'è neanche in questo caso il 10 purtroppo. Pringles, Hot Smoking, BBQ, Ribs, Flavor, voto finale per il gusto, gli do un 9 su 10. Perché 9 su 10? La questione è che si sente sia il piccante, minima parte la paprika, e si sente anche abbastanza il barbecue, quindi sì, si sentono tutti i gusti come sono specificati qui. Ma non posso dare il 10 perché diciamo che si sente sì il barbecue, c'è un concentrato discreto, però lo sento leggermente basso come concentrato, quindi secondo il mio punto di vista, se il concentrato di barbecue è leggermente superiore, sempre senza cercare di, diciamo, deviare o rimuovere la parte del piccante o della paprika, secondo me il 10 era assicurato, ma ripeto, il barbecue si sente non tanto forte. Cioè, tra un livello basso, medio basso, non un livello diciamo alto o medio alto tipo. Quindi bastava un tantino di in più e avrei dato il 10. Invece per la piccantezza, Pringles, Hot, Smoking, BBQ, Ribs, Flavor, per la piccantezza invece gli do un 7,5 su 10. Mi pare che anche le altre diede su questo voto, però queste sono più meritevoli perché, ripeto, inizialmente con la prova di leccare si sentiva moltissimo piccante, specialmente la lingua. Mangiandole comunque si sentiva sia gola, lingua e bocca abbastanza piccante. Infatti lì per lì ero certo di dare anche addirittura un 8 o un 8 e mezzo, però di per sé è una cosa che è durata poco. Infatti forse che ne mangiate qualche altra in più, dopo 3-4 patatine, si sentiva sempre piccante, ma calava inspiegabilmente rispetto alle prime, il concentrato si abbassava. Quindi non è che è rimasto stabile il piccante, la sensazione di piccante, quindi secondo me questo è il mio voto 7,5 è più che meritevole. Volevo anche informarvi che non confermo nulla, comunque probabilmente in questi giorni i prossimi video che usciranno di Prima Cose Nuove, queste che faccio uscire presto, saranno probabilmente un video di gelati, probabilmente, e dovrebbe uscire un primo esperimento, forse lo registrerò proprio oggi stesso dopo queste Pringles che usciranno domani. E quindi quello dell'esperimento uscirà invece dopodomani. Cercherò, e so che comunque è una cazzata, perché ripeto, non ci vuole niente secondo me a farlo, però ci voglio provare, visto che ho sia uno che l'altro. Proverò a fare praticamente la Coca-Cola al limone. Come ben sapete, già in programma il video della Coca-Cola Lemon Zero Zucca, addirittura ho preso proprio quella zero, manca a fare apposta. Io penso che comunque l'esperimento sia banale, abbastanza semplice. Io penso che verrà bene poi. Se non dovesse funzionare, secondo me dovrò riprovare questo esperimento con due drink, secondo me. Come farò questo esperimento che dovrò fare oggi? Prendere un tot di Coca-Cola zero e spremerci praticamente un limone. Mezzo limone, un limone, penso comunque mezzo limone, visto che non è che farò tutta la bottiglia, una bottiglia. Cioè sì, riempirò una bottiglia di 1 litro, però non tutta, poca. E ci spremerò magari mezzo limone, vediamo come viene con mezzo limone. Perché se ci metto un limone intero, secondo me si sentirà molto di più il limone. Ripeto, non so se funzionerà l'esperimento con limone e Coca-Cola. Nell'alternativa, se poi non dovesse funzionare, poi rifarò questo esperimento con Coca-Cola sempre zero, Coca-Cola normale, insieme probabilmente alla Schweppes. Quindi, se con la Schweppes diciamo che era proprio al limone, ci sta, diciamo, a mischiare tutte e due insieme. Va bene, ok, se questo video è piaciuto mi lascia un mi piace, vi informo anche un'ultima cosa che presto uscirà un nuovo video di Prima Cose Nuove Plus, perché sì, ho dei gelati nuovi, cioè gelati che ho comprato da portare al canale,
Sì, c'è un'altra novità della Kinder, infatti. Per questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!